Bene, io ringrazio voi per l'invito. Sapere che in Italia ci sono giornalisti che siedono qui stasera coraggiosi, che a volte non fanno rumore, insomma mi rallegra. È un po' come mi diceva mio padre spirituale sempre, il bene non fa rumore e il rumore non fa bene. Forse Saviano fa troppo rumore, deve sapere che il troppo rumore non fa bene. Se ne chiudono pochi capo, traduco in italiano, se ne è andato un po' di testa. Ecco, io ringrazio voi, anche se non starò molto tempo con voi perché devo tornare a Napoli, non vi dimenticate, faccio il prete, dunque domani ci ho messa, mattino presto. Lo sapete, da 2 anni sono senza protezione. Dopo 15 anni di trincea, qualcuno ha scritto nell'UCIS, cioè nella direzione dove fanno le decisioni, che io non rischio più imminente pericolo di vita. Cioè si vede chi ha scritto questa frase era in contatto con Dio, gli avranno detto Luigi non rischia più perché si è ritirato a vita privata, non so se è andato in pensione, di solito l'ascolto viene revocato quando uno non sta più in trincea sul territorio, ma chi vorrà sapere perché è finita la mia ascolto dovrà leggere l'ultimo libro, La Camorra Bianca, che poi nessuno dei miei colleghi giornalisti, che pure io sono iscritto all'ordine dei giornalisti, però pago solo i 90 euro all'anno, però non ci ho mai capito perché si fa questa tangente, però. Ecco, però nessuno ha mai ripreso questo libro che si chiama La Camorra Bianca, dove io racconto che in questi quasi 25 anni sono prete, io fra poco faccio 50 anni, no? E sono diventato prete con la dispensa del Papa, pensate a 23 anni. Però in questi anni quello che ho capito è che non esiste solo la camorra nera, ma esiste pure la camorra bianca, e dunque ne parlo facendo nome e cognomi in questa camorra bianca di cui parlo, pure di Piero Grasso, Corcovado, che dico come ha fatto di tutto per diventare politico. Io allora ero un prete, i preti sanno pure, un prete diciamo che stava più in chiesa, dunque sentivo pure i penitenti, no? Non sono un prete che sono uscito fuori dalla chiesa, nel senso che Papa Francesco ha detto sentite la puzza delle pecore, perché la chiesa non cambierà mai finché i preti saranno sempre chiusi in chiesa. I preti devono ritornare in mezzo alle piazze come Gesù che entrava nella sinagoga solo il sabato. Il prete in chiesa non dovrebbe mai stare, dovrebbe stare solo la domenica per celebrare la messa, poi dovrebbe andare negli ospedali tra la gente povera. A proposito dei poveri, se pensate di donare qualche casa alla chiesa, da oggi in poi Don Luigi ha detto non mai più una casa a chiesa, perché quelle dovevano andare ai poveri invece vengono affittate agli studenti, vengono affittate a tante altre, per altre cose. Invece secondo alla domanda, altrimenti non tornerò più a Napoli, si farà tardi. Ecco, caro fratellino, cosa dirti? Il rumore è stato devastante. Spesso io vado nelle scuole italiane, vengo invitato come prete anticamorra, come poi gli altri preti sono a favore della camorra, questa è pure una cosa bella, no? Prete anticamorra. Ecco, vengo invitato e la cosa che mi colpisce, per me mi colpisce questa cosa, e che dicono Don Luigi ma voi state così rovinati a Napoli, dico perché mi fai questa domanda? No, io ho visto Gomorra, la serie Gomorra, ma come si spara, si ammazza, mamma mia, io volevo venire con la scuola a Napoli, abbiamo detto nel consiglio di classe no, mai a Napoli, cioè vedete un po' che cattiva pubblicità. Io non dico che non sono morti innocenti, i clan non hanno mai sparato, non dico questo, ma il modo come viene raccontato, dove si rende quasi un mito l'eroe, come se si celebrasse vita, morte, miracolo del boss come se fosse un eroe, ha portato a molti miei ragazzi in questa villa, Voce del Creatore, vi ho portato qualche brochure, proprio perché da questo incontro ci deve essere una rete, perché io penso stasera non siamo venuti qua per continuare a stare soli, ma noi siamo venuti qua per creare una rete. Una rete tra la scuola, la chiesa, tra i giornalisti, tra voi, della società civile, perché pensa a Atreio non ha senso fare un evento e poi dopo uscendo da qui siamo tale e quale, no, uscendo da qui qualcosa deve cambiare, altrimenti ecco, questa nostra società è sempre fatta di persone che desiderano il miracolo del cambiamento e poi nessuno lo cagnò. Ecco, noi dobbiamo cambiare. In questa villa a Napoli ci occupiamo ecco, di questi